E voi? Che ci fate qua sotto? Questo porto è molto pericoloso. E dovreste chiederci il permesso prima di entrare. Quindi? Pensava di farsi una frutta il naso qui, nel nostro territorio? Li vedete questi affreschi? Li hanno fatti tutti noi, tutti. Quindi, cosa vogliamo fare? Vabbè, prendiamo anche loro. Oh. Accidenti, abbiamo completamente ignorato quell'anticamera infame e alla fine ci ha fatto prigionieri. Dovevamo usare la mappa. O forse sulla mappa non c'era, ecco cosa volevano dirci Gaia e Samira. Mi sento un po' frastornata. Anche io. Ho bisogno di una vacanza. Beh sì, direi biglietto di sola andata. Non ti rispondo solo perché sono ancora troppo frastornata. Ragazzi, ma chi erano quelli? Non l'abbiamo mai visti. Beh, in fondo questo è il vero mistero dell'underground. Che hai detto? Ho detto, questo è il vero mistero dell'underground. Lo figo, underground. Ragazzi, da oggi quel posto lo chiameremo così. Underground, senti come sono bello. Ma scusate, i bulli dove sono? Si preoccupa del suo Massimo. Ma smettila. Mi senti la mancanza? Sono lì. Ragazzi, state tutti bene? Sì, per fortuna. Volevamo aiutarvi? Sì, certo. Ma come ne siete usciti fuori? Il barbone. È lui che ci ha salvato. Diciamo la verità. Davvero? Non ci credo. In realtà ci ha salvato Massimo. Scusate, ma voi che cosa ci facevate là sotto? Volevamo scoprire cosa stavate tramando lì sotto. Vi abbiamo visto scendere anche i giorni precedenti. Ci siamo insospettiti. Pensavamo nascondeste qualcosa nel meno due. Vorrei dire nell'underground. Ma in tutto ciò la vostra amica super speciale e coraggiosa che fine ha fatto? È dovuta scappare. I genitori la stavano aspettando. Vorrei dire scappare dalla paura. Non pensavamo sareste scesi davvero lì sotto per recuperare il pallone. Ci dispiace tanto. Forse abbiamo esagerato. Per colpa vostra non ho passato dei bei momenti. Soprattutto quando ho dovuto dire a mio padre che avevo perso il suo pallone. Però dai, vi posso perdonare. Sì, ma questo perdono dovete imparare a guadagnarvelo. E cosa dovremmo fare? Raccontarvi storielle? Non bullizzerete più nessuno e diventerete più discreti e onesti. E anche meno aggressivi, aggiungerei. Non vi sembra un tantino troppo? Per niente. Beh, allora direi che si può fare, giusto? Sì, può fare, sì. Vabbè, dai, partitina a basket. Sì, ma non col mio pallone.
Aspetta che sia proprio di gotte. Ma Mario dove stai? Ciao. Ciao. Ragazzi, il barbone mi ha toccato lui. Io penso che sia successo qualcosa. Ma lui l'ha chiamato. Sì, ma non si è fatto vedere. L'ultima volta che l'abbiamo visto è stato quando ci ha ritirato il pallone di mattina. Ragazzi, noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Possiamo riprovare domani. Ottima idea. Però dobbiamo scendere tutti insieme. Almeno possiamo cercarlo un po' appunto. Dai, che forza, non l'abbiamo mai fatto. Possiamo provare ad entrare nel nascondiglio dove ci stavano i palloni. Magari è lì. Giusto, proviamo. Se ne è passato un secolo dall'ultimo tempo. Lo stavo pensando anch'io. Ho avuto la tua stessa impressione. È un ambiente vuoto che sembra ancora più vuoto. Ho i brividi. Ragazzi, cerchiamo di stare il meno possibile qui sotto. Non mi fido, non sono tranquilla. E soprattutto ho molto presentimento. Non c'è, ragazzi, è letteralmente scomparso. Spero che noi siano avvitati qualcosa di brutto. Ma se cercassimo altrove? E come? Non conosciamo nemmeno il suo nome. Ragazzi, mi sa proprio che dobbiamo tagliare. Grazie. Grazie a voi. Ma sto pallone? Ma giochiamo? Che succede? Vai, dai! No! No!